E boh, quindi Quando volete. quando volete. Zio Pera. Zio Pera. Bravo. Che sarà Arsen, lo zio Pera. Eh? Lo zio Pera, Arsen. Ah, bravo, è vero, letteralmente zio Pera. Sì, Lucas sta tipo dicendo per favore zio Pera, non farmi bere offstage. E invece, che poi sembra più facile a dirsi che a farsi. Perché io ho provato a giocare da Lucas e quello Zair non perdona. No, Cioè, no. è velocissimo, è incredibile, È incredibile. velocissimo, è lunghissimo, veramente prende. Cioè, è lunghissimo. Poi se lo miss e lo sguardi, c'è comunque il Piggy Thunder. E Sì. se non arrivo col Piggy Thunder, può rimbalzare sul muro e farne un altro. Quindi sei proprio tranquillo. Quando torna. Cioè, direi che Piggy Thunder è molto molto punibile dopo che impari il tempismo a punire con Dare, con Bair. Però all'inizio se non lo sai fare ti becchi soltanto i Ecco, buttigli. letteralmente comincia il match riscaldandosi un attimino le mani con un quadruplo double. Sì, il classico, no? Sì, Tu sì, sì. cosa fai quando ti riscaldi le mani i primi match? Frame perfect, input frame perfect. Tranquillamente. Qui Tendo ora deve tenere a legge un attimo Lucas, che l'unica cosa che soffre veramente tanto questo personaggio, secondo me, è lo stage control. È l'unica cosa che Lucas fa un po' fatica a prendere, a tenere. Perché nel momento in cui allegge, l'unica cosa forte veramente che ha è il double jump cancel Sì, Zair. Ed è l'unica cosa forte esatto. che ha. Infatti se hai una buona mossa per punirlo, che sia o più lunga, oppure una burst option per entrare dopo lo Zair che Joker ha, e se Charsen ha entrambe, perché il Sì. Bear sta a posto. Qui bel servì, l'idea era giusta, era un pochino troppo basso. Oh, lì era Ah. fair down smash, era off smash, aveva preso la kill, effettivamente. Però non si deve demoralizzare, essendo ancora. È ancora even. Ma sì, è ancora il primo game. Ancora il primo game, Mi sta ancora la punta. studiando. Bel servì, e qui Tendo si sta muovendo veramente bene. Intanto ora qui ledge situation e tilt fair, che però freca un pochettino. Sì, a legge entrambi i personaggi hanno ottimi, veramente ottimi ledge wrapping tools. Sì. Tipo Lucas c'ha quel F-Tilt che sembra quello di Squirtle, Sì. però ha il triple knockback tipo quello di Pichu Prepaccio, Esatto, che che non ha senso. Ecco kill qua, vediamolo. no Ah, tech mi sa zone, no tech. tech, E anche se avesse teccato, stavo continuando a inseguirlo preventivamente, quindi bel bear. bel bear. Nice backer. Comunque i giocatori si stanno muovendo molto bene entrambi, stanno dando risposte a ognuno e ora stanno mixafando. Notare come qui Folco dice io mi approccio, non c'ho bisogno, sono Joker. Sì. E Faccio gun, faccio CD. infatti Lucas ha problemi contro il camperaggio. Cioè, se non riesce a camperarti lui, ha un sacco di problemi nel neutro ad approcciare. La cosa buona di Lucas è che quando approccia è che. C'è lo zio. Aveva rischiato lì. Perché se quelle tilt dopo ittava avrebbe avuto il. Il Piggy Thunder l'ha seguito Sì, subito dopo sì, sì. istantaneo, frame 0. Bair. Questa lì è rimasta attivo 25 frame. Oh, si è atterrato in quest'area, quindi 20%. Giusto, onestamente, Onesto. onestato. Vediamo il trapping. Ok, ritorno col down tilt. Sì. Vedo un attimo Troll che sta un attimo cliccando rispetto a come lo vedo giocare di solito. È un attimo impanicato, è come se non si ricordasse tutto quello che ha fatto ieri. Eh sì, magari o è un attimino ovviamente l'ansietto da torneo, i primi round, tutto quanto, cioè ce l'abbiamo tutti. Oppure può essere anche l'ansietto da Joker. L'ansietta Perché da zio, vuoi dallo cercare zio. di ammazzare il prima possibile. Perché più va avanti il match, più quella simpatica barretta viola aumenta. E aumenta sempre di più l'ansia. Aspetta, quanto è forte l'effigie di Joker? Sì, È un multi-hit fortino. incredibile. Oltretutto, nel momento in cui Joker Arsene può sguardare Lucas, Bel bello. fair. Passa sopra. Aspettate, è bello vedere i giocatori. Perché tutti sono bravi a sfruttare un fast faller per fare le combo. Però non tutti sono bravi a sfruttare Un un floating. floaty per schivare i proiettili. Perché ha passato leggermente sopra il set B per colpire col fair. Sweet Super spot. delayed senza fastollare perché sapeva che se Sì, fastollava si sì. beccava il TB. Sì. Bravo. E qui adesso in teoria non era una brutta posizione per Lucas, perché la cosa buona di giocare contro Joker, se riesce a fargli perdere la stock ed essere in vantaggio, lui adesso sta sprecando dal virgolette Arsene, Sì. e per la prossima stock non ce l'avrà Non ce l'avrà. fino a quando. Bello, Ah! bello, bello. Pulito con una bellissima copertura. Sì, perché fino adesso è sempre uscito a giocare. Adesso è rimasto on stage e gli ha fatto le tilt Ha fatto la leggende finta di uscire, poi è Sì. tornato e ha fatto. Il down tilt che ha fatto il down smash di No, Lucas. ha beccato Ovviamente proprio la finestra perfetta. è fatto apposta, ovviamente. Sì.
Però qui la situazione comunque non è così scontata per Tendo, perché in realtà se la gioca bene può avere un altro Arsene. Sì. Si carica molto molto velocemente. Cioè, È morto. Non è salto. Bel Big Thunder da parte di Troller. Ha sprecato il salto. Si è fatto prendere l'ansia per tornare presto. E lì è la cosa che non devi fare contro Lucas. E cercare subito il jump. Perché nel momento in cui non hai il jump, Big Thunder uccide qualsiasi personaggio. Perché lì c'è sempre. Che cosa faccio? Uso subito il jump per tornare il prima possibile sul ledge prima che usi il Piggy Thunder? Oppure aspetto, però ho tempo di setupparsi. Quindi se non sai perfettamente cosa fare subito, ti prende l'ansia e perdi il salto e muori. C'è anche da considerare che potevo anche usare il down B, giusto? Potevo utilizzare il down B, tankare l'up B, il Thunder e avere Arsene, è vero. Avere Arsene, però lo sai qual è la cosa brutta di quella situazione? Che se ti carica Arsene lì, dopo hai l'up B che ti sta addosso e lingera. Sì. Se ti sta addosso, ok, hai caricato Arsene, nel momento in cui hai Arsene carico devi fare up B. Te lo consumi. No, devi fare up B e intanto Lucas ha down smash. Posso dire, grazie mille, Ven è un kingone, perché ci ha fatto... Potremmo. Come non. Ma non l'abbiamo copiata, cioè è stata un'offerta fatta. Come il Ducato. Ci ha dato il Ducato di Milano. Anche noi abbiamo il. Vabbè, non è una cosa che ha inventato il Ducato. Infatti. Anche al Genesi. Ringraziamo Ven. È stato un grande, un mito. Lo vorrei slinguare. Grazie. Ecco. Vedi? Cioè, adesso Arsene però, cioè, si è preso un 30% di danno. Sì, adesso grazie a Ven, Lucas può fare Zer Cancel addosso a Joker per un quarto d'ora. Bello. Quelle conferme. Clean. Torna? Sì. Bravo a non impanicarsi, a fare la B subito, ma doveva aspettare e posizionarsi per non boncare. Esatto. Si dice ancora pineapple? Sì. È generico. È generico. Non è solo minchia. Lo smoothment, peccato per l'ultimo, però lo smovimento c'era. Ce l'aveva, aveva l'airdodge, però si era posizionato male. Qui comunque si vede la differenza tra un Joker main e un Joker player. Perché un Joker main adesso deve uccidere senza Arsene. Che è la parte difficile, perché dicevo, se è facile, hai Arsene, uccidi l'avversario, adesso sei in vantaggio di stock, e hai la possibilità di farti un altro Arsene. Se perdi Arsene... Non dico che il Joker non abbia kill power, però è molto molto più difficile. Se non uccidi più il neutral, sì. Devi guadagnartela. Qui Falco sta, secondo me, un attimo impanicato. Non sa bene come chiudere sta stock, non vuole sprecare Arsene perché è brutto sprecare Arsene con... Sì. Cosa fa? Cosa deve fare? Ora deve cercare di, come sempre, riposizionarsi. Bellissimo F-Tilt, bellissimo con il landing. Qui dovrebbe prendere la stock con un ledge trapping. E ce l'aveva, ha mancato il bait finale. Però comunque è offstage, vediamo. Ok, la gun. È vivo però. Ok, non ha preso. Qui l'ha salvato essersi trasformato di nuovo in Joker. Perché altrimenti la PUBG era un frame facile. Sì. Ora lì sta. Fair. Ci sta. Funziona. Cosa adesso 84%, niente Arsene. Che però si carica velocemente. Si carica abbastanza velocemente, deve ora. Secondo me, nel momento in cui riesce a counterare un pochino di più, secondo me. Perché quello che ci sta mancando è che Arsene non lo sfrutta. Oddio. Meno. Era ancora iniziando, non poteva ancora grapparsi al legge. Sì. Di nuovo quel salto per saltare. Sì, il saltino. Sì, Troller sta giocando veramente benissimo. Sta giocando proprio bene. In neutral sta aspettando. Sì, ma uno dei problemi è che sta... Ora però c'è vediamo il lo zio. Ok. Bravo a non buttarsi troppo off stage. Bene, però è tra distanza di te. Lì è molto buono il... Torna dopo. Ogni volta mi fa paura. Ok, vediamo... Legge di gioco. Non aveva più Arsene. Avrà fatto bene a timare lì. Perché non poteva più usare il counter perché Arsene stava finendo. E quindi la probabilità era molto più safe di come sarebbe stato normalmente. Sì, comunque non è così intuitivo edge guardare Lucas come... Ecco. Per favore. Sta sempre vendendo degli spot particolari. Tipo si mette o sotto lo stage, e il piccolo quasi uccide da centro stage. O si mette sotto lo stage, o si mette tipo a un 60 gradi. Quindi non può buttarsi per fare come ha fatto prima, il back air.
deve questi spot un po' strani, un po'. Vuoi far notare che bel perché ha fatto lì Sukas? È salito sulla ledge, sulla piattaforma per avere il centro stage e scendere poi con un fair super fastball. Che era velocissimo. Normalmente il fair di Lucas è lento perché deve prima fare tutto lo short hop e poi lendare, lì invece era super veloce. Sì, ovviamente compensa con la safety e la grandezza di hitbox, però no, è lentino, sì. È lentino. E qui la situazione in realtà è anche abbastanza even. Sì. Però lo zio. È uscito lo zio. Aspetta, è proprio lì lì. È sull'uscio. Eccolo qua. È sull'uscio. E qui. Deve. Brutta di AI. Ah, bruttissima. Ha fatto il DI mix up. DI in sulla throw e DI out sul bear. Wow, ok. Qui si deve un attimo calmare. Perché quello che non sta facendo è non sta camperando Arsen. Nel momento in cui. Però in realtà sì, cioè, ti ricordo, i primi due Arsen se ne sono andati via. Sì, però. Poi c'è stato il comeback dell'Edgeguard di Folco. Ma non vale mai la pena andare contro Arsen. A meno che tu non sei Falco, per esempio, che se il T-Unit Arsen è andato perché è combo di Falco. Ti conviene sempre. Però Lucas, che fai? Cioè, tiri la distanza, gli scendi il contro stage. Perché Fire, Zair, Fair, deve tenerlo lontano e camperare. Anche off stage deve stare. Puoi camperare tantissimo Sukas. Sì, è vero. Invece, sul bordino. Invece non l'ha fatto, si è sempre voleva chiuderla, palesemente, esatto. Voleva chiuderla con Picket Thunder. Che ci sta onesto. Però... Sì. FD, ok, niente piattaforme. È vero, da un momento che l'ha 60, anche se sbagliato. quello fa male psicologicamente, perché... Ovviamente il giocatore che sta sprecando più energia mentale in questo momento è Lucas, non che non sto dicendo di giocare main, non nel cervello, però ovviamente Lucas tra movimento e Zair e cose, anche solo recuperare. Non sono d'accordo su non bannare FD contro Lucas, onestamente. Sempre per il trenino di Zair, dici? Sì, per il trenino di Zair, ma anche per il fatto che l'orizzontalità in questo matchup lo vince Lucas. Sì. E lo vince non di poco. Lo vince con Side B, lo vince con Zair, lo vince con Fair. Quello che secondo me, almeno per la mia esperienza contro Lucas, se vuoi avere le piattaforme su cui poter salire e stare tranquillo, perché Lucas sulla piatta non ti può fare niente. Comunque qua, bravissimo Tendo, che sta utilizzando un sacco tutti i proiettili che ha per fermare il casting del Picket Thunder. Mi sta diventando un po' troppo frettoloso. Prevedibile, non sta più uscendo, dice io lanci Picket Thunder. Vuole uccidere quel Picket Thunder. Che ti sta perché ha funzionato tutto il primo set, però non va bene così. Non va bene farlo sempre, soprattutto per tutto quel Beire, ma dall'altra parte. Eccolo qui. Beh, bella, bravissimo. Bravissimo, non è stato colpito dal primo, ma colpito con la codina. Sì. Bravissimo. Poi non sono proprio un fan di come gli ha sprecato la B Joker. L'ha fatto troppo presto, quindi non si è attaccato subito, quindi non ha potuto sfruttare la mobilità. Lì c'è sempre il fattore, voglio tornare a stage. Non vuoi, mamma, vieni a prendere, sono off stage contro Lucas. Ti prego. Mamma, potrei morire a 20. E comunque è super fast paced sto match. Entrambi potrebbero giocarsi al due camperi. Zair. Ciao. Niente. Bello quel. Lì è stato bellissimo quel Zair perché copriva tutto in quel caso. È stato costretto a aerodoggiare o sfondoggiare. E intanto dopo Steel copriva pure quello. Sì. Barazzante. Joker potrebbe essere un buon personaggio. Joker potrebbe essere viable, lo sai. Secondo me. Monte think so. È bello come sta usando Gun per spaziarsi attorno al Picket Fire. Sì, la Gun è un tool fortissimo, incredibile. Perché non puoi neanche. Cioè, non puoi rifletterla con. Anche. B? Vabbè. Da dove è DLC, è pur sempre DLC. Qui non è abbastanza DLC. Lì ha fatto pure non una è pilot. È abbastanza cringy. Sì. Magari voleva fare drop down drop down ledge, tornare col Fair. E gli piace farlo spesso. Qui Sukas ha trovato la calma. La perdi di gay. Ciao Lucas, incredibile. Hanno più o meno la stessa capigliatura per quello. La Jimmy Neutron. Figlia, qua ho tante. Cioè, ha preso tutto questo vantaggio con un landing a pair. Sì. A pair poi combat in stesso diventa a pair di smash 4 di Ness in quella situazione. Sì, ha fatto a pair. Dair. Cioè, sta. Non sta. Sta sbagliando tutti i perri sul Picket Fire. E questo gli sta costando veramente cara. Sta prendendo percentuale su percentuale. Non è finita perché è pur sempre Joker. Però. Sì, a voglia. Qui dura anche perché a queste percentuali Lucas incomincia a killare molto reliable. Ha tanta roba per killare. Sì, poi qua Troller sta. Oh! Becker, ok.
Sto dicendo, qui l'una cosa che ci vuole per Polco e per Tendo è prendere l'edgeguard. Sì. E invece Lucas invece sta giocando tutto tranquillo, sta tenendo distanza. Sta... La top tanto. Last game. Oddio, era un Arsene! Oddio, se fosse uscito Arsene al secondo becchero. E qui è Even. Even. È incredibile. Oh, Arsene! lo zio! No, ok, torna. Oddio, 75%. Ora c'è Arsene. Perché no, ancora no. Ok. Sì, ora killato. Sto crepando. Wow. 140% all'inizio della storia. Non si è fatto toccare. È andato in modalità Cosmos. Che roba. Complimenti entrambi. Wow. Mamma mia.